Vittorio, adesso fermo questa passeggiata per noi, internos, no? Che cosa così, che prima dopo quando arriverà il sindaco Popovic, quello lì del Capodistria, che fermo far tutta una bella figura. Intanto adesso studiamo il paesaggio, che così lo fermo vincere le elezioni, che grazie a noi che dopo. Guarda che bellissimo questo paio, cosa, ma è bellissima, ma guarda, pensa caro Popovic, che prima che eravate voi qua era tutto un deserto, era veramente Capodistria, era un deserto dei tartari. Giorgio, Vittorio, Giulio, venite che è bellissimo. Ti vedo malissimo. Ecco, vedi malissimo. Vedo malissimo. Ho fatto un sogno? Cioè, un sogno. Un incubo ho fatto, non un sogno. Ma roba è. Tipo? Questo che sogna? Sei il sindaco? Sì. Sono sognato che gli era Capodistria. Ah, fatto un giro per Capodistria con il sindaco, con l'ex sindaco Capodistria. Ma gli era il sindaco? Cioè, che ha fatto, gli ha mandato un video, gli era veramente. Per vero? Sì. Ma... E lo che ha fatto per ciò, per aiutarlo alle elezioni. Ti ha perso però. Appunto. Ti diceva delle robe nel sogno che non te posso dire, cioè, robe che non polesano, pinguini, robe, c'era la gente a caso. Così era vero. Sì. Che ha visto i pinguini e ha detto, Vittorio, guarda i pinguini. E era successo veramente. Io non sogno, cioè, nel senso, sarà stata una trasposizione, ma era vera. Oh, ma che finissi, se fossi finì qua. Mi sono sognato o incubato, se dici. Incubato. Mi sono incubato. Incubato. Mi sono incubato che... Te sa quelle robe che ti dà sicurezza? Sei dei cantanti famosi che ti dà sicurezza. Cioè, nel senso che sei boni, sei coccoli, sei gente che ti dici, me fido, no? Te dici, me fido. No. Sto sogno è un disastro. Eros aveva una roba, una fissa, perché aveva il cogo vegan. Sì. E lui gli dava fastidio avere il cogo vegan. Beh, perché capisco. E che costava un disastro dei soldi, comprava robe che costava un disastro e lui non mangiava robe che piaceva. E decidi di copparlo. Che canzone era? Il fuoco nel fuoco gli era. La però, so. Te la sa? Te gas una tastieretta. Una tastiera, un pianoforte a coda, qualcosa. Come può essere? Tengo sempre uno che non si sa mai. Ma veramente? Sì. Te se porti sempre la tastierina, per sicuro. Basta averla. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso con la camisa piena di... Macete. Pugliese, qua in provincia 100 vetrine. Vittorio, guarda che bello, guarda i pinguini, guardi, salutali, eccoli, bravissimo, saluta i gabbiani, saluta i gabbiani, è bellissimo, che bello, questo è un ponte bellissimo, che, ma che bello, questo qui, ecco, Bettizzo, scrivi sul foglietto, che possiamo fare questo qua, lo possiamo fare da Trieste che arriva fino a Muggia, possiamo fare una cosa bellissima, tutto un ponte così di amare, cosa sarà? Non perde chi o cosa sarà, cosa te vuoi che sia. E una cosa, facciamo tutto un ponte che dopo le famiglie va sola e se diverti anche i bambini che fa i saltelli e sei contenti. Trieste e Muggia si arriva direttamente nel mio supermercato e chiamiamo sto ponte di piazza in piazza. E praticamente se sto qua che alla fine il disi gode pagare, cioè licenziare un cogo, oggi che ha dei costi. Conviene più farai. Se meglio coparlo. Licenzio un cuoco. Ora si è fissato col bio, si mangia poco. Soia e tofu e costa un fottio, poco vegano in Val Chianina, come un bagnino in Val Padana. Bella metafora ciò. Se lo licenzio dopo lo sai, coi sindacati son guai, devo liberarmene. E lui qua che sei un'ideona. Cuoco nel fuoco. Ti metto in forno e aggiungo il cacao, si muove un poco. Ma era vivo! Con la manina faccio ciao ciao, ma che distratto, un po' bruciato, mi son scordato il ventilato. Dai chi ne vuole una fetta, lasciate un pezzo di tetta per me, dice il parroco in piedi. Il parroco in piedi dice lasciate un pezzo di tetta. Giù risate, e allo scherzone a zia Betta. Nel piatto un dito che un dito non è,
e un'altra parte del cuoco, ma che burloni noi. Burloni. Burloni. Ma che bella canzone, burloni. Non dire che era cattivi. Bentornati al corso per diventare Bobo de Borgo. Via. Abbiamo qui con noi il nostro docente, Walter. Walter. Con Walter oggi ci addentreremo in un'importantissima sezione fonetica del boboborghismo, la M e la N. Conoscerete già la frase tipica della boba. Mia mare cosa? Ma quello che ancora non sapete è che la M... Mia mare cosa? ...è un importante incipit comunicativo. Con l'indio, mia mare cosa? Forse il nostro rapporto necessiterebbe di una piccola pausa. Moli medei. Ti ho vista giungere con grande entusiasmo, ma non mi pare che avessimo fissato un appuntamento. Ma chi te caccia ma? Moli medei. Ehi amico, forse il tuo abbigliamento non è adatto all'occasione. Ma dove va? Una sfilata de moda per non vedenti? Cara, il tuo alito oggi mi sembra un pochino pesante. Sono preoccupato per la tua salute, molto preoccupato. Ma dove che magna? Di Italsburghi? Codindia? Guarda quella coppia che male assortita. Lei, così bella ed elegante, con i capelli di un bruno lucente e la pelle chiara. E lui, così poco attraente, di bassa statura, tarchiato e con quel riporto buffo. Ma varili, Biancaneve, condotto. La tua fidanzata non è bellissima, ma è molto simpatica. Mancassi anche che la fossi stro... Molto simile nell'emissione sonora, ma diversa nella semantica, la lettera N. Semantica... La boba vuol farti notare la sua indifferenza. Non te coppe il cul. Premetto, nulla di personale, ma il fatto che tu sia venuto qui a raccontarmi le tue avventure non cattura totalmente la mia attenzione. Non sai chi la go con te, ma non te coppe il cul. Dovresti evitare gli esempi che coinvolgono la sfera genitoriale. Non la mamma. Caro amico, ho capito che apprezzi la mia compagnia, ma ogni tanto la tua presenza diventa un tantino asfissiante. Non te cavano a casa. Ho finito i contanti e per il resto del mese devo tirare la cinghia. Anche i familiari si dimostrano inspiegabilmente ostili. Non se va bene, la vecchia non muore alla pila. E quindi? E non goa. Arrivederci dalla Boba de Borgo. Mia madre cosa? Come dicevi anche De Morandi. Morandi, cioè che Morandi è il mio idolo della bontà. Cioè Morandi lo abbino solo a robe positive. Fatti mandare dal mamma robe. Solo robe positive Morandi. E invece cosa faceva sto giro? E invece lui già pensava che non vuoi spendere tanto. Assassin anche... e anche tirà. Ti sotterrerò con la testa fuori. È terribile. Risparmiando sulla foto e sulla lapide. Poi praticherò sul tuo cranio fuori, così poi ci infilo i fiori, che ha un senso, che non cadono più. E se poi di colpo piove, uso il silicone, bravo, riempio, se una perdita c'è, sto troppo risparmiando. Quanto? Tanto. Bravo. Grazie. Prego, non c'è di che, ma che canzone è sta roba? Terribile, è bella, è terribile, te l'ho detto che sei dei mostri, sei dei mostri. Guarda Claudio, Vittorio, Vittorio, Giorgio, Giulio, guarda Marco, guarda qua, è bellissimo, guarda che belle che sono queste sdraie, hai visto che belle che sono? Queste sdraie bellissime, che uno anche adesso qua, che uno magari ha a casa un parente, non so, vecchio, un anziano, una nonna dei 95 anni, una mamma anziana, e sa dove che puoi parcheggiarla quando magari vuole andare a babbe o roba del genere, e puoi metterla qua e la sta 8 ore qua tranquilla, magari fronte al cantiere, così la se metti e la guarda il cantiere, che invece sei contento di guardare il cantiere, è una cosa bellissima, ti te la lasci qua 8 ore, te fai le tue robette e dopo te ritorni. Giulio, Vittorio, segnate questa cosa qua, per favore, sul foglietto, sì. Buongiorno e bentornati alle interviste di Macete. Siamo di nuovo qua con il presidente Donald Trump. Ciao Muloni, scusami, mi sono vestito più, non si vede il cravatino oggi perché battevo brocche. Sì, perché sei freddo del cagarsi, due sei gaiazza, poveri, sei rimasti così. Sei rimasti duri, sì. Siamo qua per parlare sempre del TLT, ovvero il territorio libero di Trump. Territorio libero di Trump. Per i nuovi progetti per quanto riguarda questa zona della città, ovvero Piazza Overdown. Ma non solo Piazza Overdown, anche di più, perché noi qua risolvemo un problema che corre i diritti triestini.
sempre, no? Che sarebbe? Le scovasse, no? Le scovasse. Le scovasse, inceneritori, monade, quella roba là, come no? Come la vuoi risolvere? Le scovasse, ma muloni. Le scovasse, muloni. Gavemo la grotta gigante. Ma questo vuole buttare tutte le scovasse? Imbunimo tutta la grotta. Che voi quanti anni che vuoi per imbunire tutta la grotta gigante? Buttiamo tutto dentro, si è fatto lavoro. Che sì, bella idea, proprio ecologica. La grotta come... delle scovasse, te quindi metti tutti su. Quanti si porta la macchina ma... su e butta le no, scovasse. No, cosa con la macchina? Ma te vedi, questo vuole inquinare le strade con no, la macchina? Non mi permetteria ma che gavemo il tram di Opcina, che adesso diventerà il Donald Trump, no? Faso mio, il Donald Trump, te va su col Donald Trump, te porti, te metti piene di scovasse, oppure anche le vecchiette che non sa cosa fare, vien con le borse, le va su e zo, così le lavora gratis, che fanno fare robe, no? Che bella iniziativa. Sì, l'asel parcheggio, quel sotterraneo, no? Che se davanti del tribunale, no? Sì. Perché non aveva ancora messo una banca da parte? Per far cosa? Ma come per cosa? Perché così uno fa direttamente il mutuo per pagare dopo, no? Il parcheggio. Ma l'ho voluto varie volte questa cosa. Pessime sì. Piasi. Però manca un bel posto che ti fa il mutuo agevolato per ciò, insomma, no? Fa il parcheggio. Magari ragione, perché 100.000 euro per due ore, giustamente. Sì, se, sì giusto, sì. Questa zona, come venirà riqualificata Piazza Oberdan? Ma venirà, lì? Ma faremo della roba di una figata. Svodemo qua tutto. Andiamo tutti via, no? Via un pochettino. Un poco svodemo tutto quanto. Fermo luci, fermo tipo Las Vegas de Trieste. Qua. Zona, questa zona qua, Las Vegas di Trieste, viene Colombi, sì. Li pitturemo, gli diamo una passata, le famose fosforescenti, così di sera fa luce, no? Così li vedi passare, è bellissimo. Una bellissima idea. Non so, là che se di Zampoli, sì. Faremo i concerti, però dei grandi famosi, no? Artisti del mondo, però li faremo diventare un poco col nome, un poco più triestino, no? Là di Zampoli faremo il concerto di Lady Gaga, un cantante a cantarvi a casa vostra, canzoni di Nadal, e intanto vi disbrata la cantina. Lui è Michael Bubetz. L'hai mai detto che c'è anche dei famosi musicisti chitarristi. Chitarristi fortoni, che avevamo uno che è bravo di morire, venivo a casa mia ogni tanto spariva robe, però lui è bravissimo, è Eric Clapton. Clapton. Clapton, okay. Si chiama un chitarrista bravissimo, transessuale, spagnolo, che è il Paco de Lucia. Gave anche qualcosa per i giovani, non so, rapper, DJ. Gavemo, DJ, gavemo Vara, la sorella di un DJ francese famoso, e la lavora in macelleria, però ogni tanto la metti su qualche dischetto che piace robe, si chiama Crodighetta. Ah, sei la sorella? Crodighetta, no, Crodighetta, forte. E per il rap invece? Gavemo pensato a sto artista che lui, povero, non lo ha ancora c***o nessuno, sei bravo, ma nessun che lo ga intanto per così. Allora lui si chiama Eminem, lui si è inventato un genere, sa? Un genere rap che si ripete sempre la stessa roba, che si ripete, si chiama. Ma che bella cosa! Per quanto riguarda invece il rock, che è comunque un genere un po' sempre verde, che avevi qualche idea? Avevamo i Red Hot Imbecili Peppers, che è un gruppo di Friday Mona, che questo è un colpon, questo è un colpon, perché fermo in mezzo al mare, sulla barca dei pescatori, al concerto dell'Ori, visto che sei in mezzo al mare con i pescatori, e si cambia nome, si chiama Angus Eagles. Angus Eagles. In mezzo al mare. Angus Eagles. I simboli e la politica del mondo, persone che hanno fatto, e qui hanno fatto, vedete questa cosa qua, questi cose così. Questo qui è un bellissimo monumento che hanno fatto a Winston Churchill. Giorgio, segna Winston Churchill, che è bellissimo. Segna Winston Churchill. La canzone è Le tasche piene di sassi, era. Ok, la so. È presente? Coprirò i miei folti riccioli mettendo un bel passamontagna su di me. Un cosa? Passamontagna su di me. Ok. Indosserò dei guanti in latice per non lasciare le mie impronte sul pave. Guardami, sono proprio subdolo. Hey. Queste sono? Subdolo. Subdolo, vabbè. Fonderò la porta ed entrerò gridando sono un assassino ed urlerai. Ti dirò, non ho capito, sai, ripeti ancora cosa hai detto che tu sei. Va bene, ok, sono assassino, sai, hey. Ma lei ride piegata sopra di sé, la parola assassino la fa sbroccare. Credo. Non fa che ridere, mi viene da piangere, mi riconosce, son quello che c'ha la S. Credo. E lei ride che adesso non ne può più, non respira, le sta per scoppiare il cuore. Io che son subdolo, subdolo, inizio a esprimermi. Sentilo. Sassari sesso, sassetti, sussidi e sistoli. Lei quasi sta rimanendoci, un killer che fa miracoli. Lei schiatta e la lascio lì. Senti che roba. Mi stacco mal solo all'idea di questa malvagità. Lo era ad esorcizzare, questo che ha fatto, è terribile così. Ti dici che il psicologo non sei contento? No, secondo me ti interna domani. Ma guarda che bellissimo, guarda tutta quella roba là,
chissà Popovic avrà messo lì quella roba tutta umida lì sotto, ecco, quella là, grande, quella là umida, bellissima, un lavoro che hanno fatto, guarda. Ah, del Marco e Giulio. Ah, ecco, del Marco, del Marco. Bombo, boh, era già allora. È una cosa veramente che... Sindaco. Sindaco. Sindaco, tutto bene? Roberto? Bellissimo, bellissimo, andiamo qui, vediamo. Il ponte piedabile che se puoi passare con a piedi e dopo c'è i pinguini, guarda Giulio, Claudio, Mario, guarda i pinguini, bellissimi i pinguini, guarda che ciottoli che hanno fatto, guarda, guarda questi qua. Simon, andiamo dei pinguini, andiamo a vedere i pinguini, ok pinguini. Bellissimo, Popo, io non poi non vince le elezioni qua col nostro supporto. Ma mi volessi sapere se avevi anche dei concerti di artisti italiani per il non territorio libero del Trump. Perché comunque la lingua tessare sta sempre, no? Ste robe qua, gli stranieri ma fa niente. No? Esatto. Teniamo, allo stesso allora faremo concerti anche delle robe più moderne. La sorella più grossa di Malika Jane, no? Malika Jane, la sorella grossa vive in Croazia, si chiama Velika Jane, la chiameremo. Le è enorme. È grande. E dopo sarà il concerto di queste due mule, che c'è sempre, no? C'è una italiana e una no, insomma, che c'è, che lega questo problema di erofagia, no? Che viene sì. Però durante il concerto. E c'è bello di sentire, perché c'è un concerto anche olfattivo, c'è la risa e la rasa, no? È un duo bellissimo. Bellissimo duo. Quel cantante là che lui sa già prima quando che piovi, come che cambia il tempo, che si Tony Reumi. Per quanto riguarda cantanti un poco più datati, un poco per i veci, che avevi qualcuno? Ma per i veci che avevamo delle robette belle, insomma, che se tipo anche, siccome fermo tipo Las Vegas, no? Fermo che anche te note sempre musica, se robe, e metteremo un concerto di quel cantante che andava tanto, tanti anni fa, che cantava Furia, parlava un poco come Mal, però poco come me. E faremo questi concerti de notte, che proprio ha un titolo per lui che si chiama Mamma, metti un mal de notte. Per quanto riguarda gli anni 80, invece, che avevi dei progetti? Gli anni 80 sono importanti, perché gli anni 80 sono spensierati, sì. Ma c'è anche sofferenza. Per la sofferenza che abbiamo Giorgio Emoroide, dopo che avevamo anche un concerto che bisogna anche ricordarsi, insomma, che è importante ci apparsi ogni due il suo tempo. Sempre dedicato agli anni 80, no? Però il tempo è importante. Questo concerto si chiamerà Il tempo è denaro. Ma non fa schifo un titolo? Del genere, per esempio i talent show, se avevi in mente qualcosa. Come te vuoi che non pensiamo ai talent show? No, giusto, come te vuoi che non pensiamo ai talent show? È il territorio libero di Trump, devi specializzarsi. Allora noi faremo un talent solo per il genere ska, no? Ah, che bello, come si chiamerà? No? Quelli sì. Che si scassa, si chiama ska perché si scassa. E noi come nome classico, ska got talent. Non sono sicuro che suoni benissimo in triestino. Ska talent, è bello. Ma non ti sa niente. Abbiamo fatto il concerto di Vasco. E come era? Pien. Sentite, venirà qua, no? Mezzanotte, la una, alle due, no? Che sarà l'onore di Las Vegas, no? De Trieste. E ti caverà voglia, o non so, di farti un cocktailin, no? Sì. Un mojito. Sì. Ricordite sempre che Chiara Galeazzo. Va bene? Grazie. Arrivederci, le interviste con Trump finiscono qui. Ci vedremo la prossima volta, forse. Ciao, Muli. Oltre alla pagina Facebook che abbiamo creato di Macete, che bella, che grazie, la pagina è proprio bellissima, sì, no? Sì, sì. Però secondo me potessimo far che anche i locali, per sì. Sentirsi parte di noi, no? Tipo i bar o robe tipo così. I bar, sì. Se ne scrivi sulla pagina, noi gli potremmo dare un adesivo, non so, di Macete, di qualcosa, non so. Ma no, di Macete, scusi, mega, abbiamo il prodotto per Lori. E perché noi dobbiamo mettere l'adesivo col nostro prodotto? Le culatte, il nostro sponsor, le culatte. Quindi, cioè, se Lori vuole, e ne puoi scrivere se vuole, tipo, se vuole un adesivo con scritto qui vendiamo le culatte. Ma sei bellissimo! No? Cioè, i clienti, bang, alle stelle! Vieni subito, cioè. Negozi convenzionati negozi con le culatte. Convenzionati con sì, le culatte. Facciamo l'elenco e uno viene e trova le culatte. Cos'è stupendo? Macete è un programma evidentemente prodotto da... Le culatte. I pinguini.